sempre guardare avanti, guardo un po' di vela e guardo un po' da oggi. Vela che fa questa brutta piega che sta sventolando, vuol dire che sto forzando troppo, perché ho la scotta che sarà fino all'alto. Questo qui è il nostro volante, spingo il timone. La nostra cosa è la primera velocità, cioè vengo ad allontanare la tua, appoggio. Questo ti sta un po' giù. Vi presento comunque ufficialmente la Scuola Italiana Cani Salvataggio, che è la più grande organizzazione europea dedita alla formazione dei cani da salvataggio in acqua e dei loro conduttori. Sono i nostri, il corso lo facciamo noi, e noi siamo volontari, siamo all'impiegato. Allora, il primo ragazzo ad uscire sarà Fabrizio, che è peraltro un campione di nuoto, per cui siamo tutti orgogliosi di averlo qui ospite con noi e a bordo delle nostre imbarcazioni. Ciao Fabrizio! Dimmi come ti chiami? Andare in aria con Giacomo? Sì. Vai, Ila, sali. Con passione, Giacomo. Questa ruggera forte, non ricordo ancora. Vista, era tutta di malosa. Ruggero, hai paura? C'hai proprio il pochino? È buono? È buono? Ma che te fa? Dove ci dirigiamo? Andiamo a fare un bel giro adesso e miriamo Ostia dal largo. Adesso ci avviciniamo alla barca che poi prendiamo il cane. Antonio, la prima volta vieni in barca? Sì. E com'è la sensazione? Ti piace? Sì. Hai paura un pochino? No. No? Adesso andiamo pure su quella a vela. Ma sul... andiamo in diverse barche? Eh sì. Adesso ti porto a vedere... Antonio, come si chiama secondo te? Io un po' come si chiama quella barca secondo te? Io un po'? Catamarano. Ah, allora vedi che lo sai, eh? Vi faccio vedere come si fa il cambio. Ascolta, come si chiama questa? Allora, questa qui è la scotta, ok? Come si chiama questa? Corda. Scotta. Scotta sulla barca si chiama, okay. La corda. Scotta. La scotta. Questa scotta, guarda cosa controlla, la vedi questa vela grossa? Sì. Guarda se io tiro. Si avvicina. Vedi? La faccio avvicinare a me. Se la lascio. Che si dice, si avvicina. Se lasco si allontana, ok? Sì. Perfetto. Allora guarda, tienila così però. Tanto guarda, ti insegno come si tiene. Non così, così. Ok? Con questa mano però. Con questa mano, così. Quella davanti. Ecco. Questa lascia. Lascia, lascia. Questa lascia. Vai, tira. Ok? Tira. Oh, vedi. Piano, 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 piano. Piano che no. Stai guidando, Stai guidando, stai guidando te, Di nuovo vicino. Ma dov'è? A seconda di come sposti il timone, se lo avvicini alla lontanità, vedi come gira? Vedi, allora, ce lo avvicini, no. Giri da quella parte. La regola è a seconda di come viene il vento, ok?
Sai che adesso stiamo troppo lontani, un momento. Perfetto. Vai. Ok. Vai, lo vedi il motoscafo là? Dobbiamo arrivare là. Vai. Timoniere. No, quello bianco, quello bianco. Vedi quello bianco? Là. Bravo, guarda. Lo vedi il mirino là davanti? Punta con quello là. Cioè il mirino per puntare il gommone. Vai. Vai, punta il gommone. E, occhio. Vedi che se alzi troppo vai contro vento, ok? Ah, vedi che perdiamo il vento così, troppo. Ok. Guarda avanti, guarda avanti, guarda avanti. Vedi la prova lì, Anto? Allora, vedi? Piano, vedi, giusta poco poco, piano piano. Ok, andiamo da quella. Perfetto, questo. Adesso drizzi. Devi correggere ogni tanto, vedi, piano piano, un po' così, un po' così. Come va laggiù? Ehi! Come va? Tutto ok? Non vuole più scendere? Facciamo avvicinare un altro po' che arriva l'altro gommone. Perché lasciarli soli, diciamo, lui ha già la barca. Siamo qui con Solvay e Cogliani in questo Open Day della Lega Navale. Lei però rappresenta? Rappresento l'associazione Io Non Ho Paura, è un'associazione che abbiamo fondato con tanti amici di varie provenienze, prevalentemente artistico e giuridiche, perché la nostra presidente è Maria Grazia Cucinotta, quindi una donna artista da sempre impegnata nelle battaglie sociali e per la tutela delle donne, contro la violenza, ma abbiamo all'interno anche molti rappresentanti del mondo della medicina, professori universitari, appunto del mondo del diritto, avvocati, magistrati e poi la grande Anna De Fazio, che è un po' il nostro motore di energia. E questa giornata la sosteniamo appunto come associazione perché in realtà si coordina con proprio quelli che sono i nostri fini, ovvero di prevenire e combattere la violenza attraverso le forme soprattutto dell'educazione. Infatti abbiamo due progetti che presenteremo ufficialmente per il prossimo anno scolastico che mirano proprio a portare nelle scuole le tematiche di prevenzione alla violenza e prevenzione nell'educazione alimentare. Ecco perché oggi siamo presenti con un tavolo di alimenti sani che vogliono invitare proprio le famiglie e i bambini a modificare la propria alimentazione verso ciò che è sano e ciò che è buono. Ecco, vedendo tutti i colori della nostra tavola imbandita, che oggi è piccolina ma poi nelle scuole la porteremo più grande, vogliamo che i bambini siano invogliati a considerare le cose buone, cioè le cose che fanno bene anche come buone, come allettanti. E poi chiaramente abbiamo invitato i nostri amici i bambini e i nostri amici speciali a partecipare a questa manifestazione perché riteniamo che lo sport sia il miglior modo appunto per combattere ogni forma di discriminazione, per far sì che i ragazzi abbiano la piena consapevolezza di sé, per accettarsi ed essere più forti ed essere anche felici. E poi l'ultima iniziativa con cui siamo presenti è questo tavolo della lettura, perché riteniamo che appunto la lettura sia anche un momento di socializzazione che non debba essere fatta soltanto perlomeno attraverso i tablet, attraverso gli strumenti informatici, ma che in qualche modo recuperando il libro tradizionale si possa, ecco, magari parlarne con gli amici, parlarne nelle famiglie e avere un momento ulteriore di riflessione e di socializzazione. Quindi siamo molto grati alla Lega Navale di Ostia che ha
ci ha dato questa possibilità e che ha messo su questa iniziativa, perché insomma è un bel momento, ecco, grazie. I ragazzi con cui sono stato sulla barca arrivano addirittura da Pescara. Sì, da Pescara, è un'iniziativa che infatti ha un impatto nazionale. Abbiamo qui il dottore Flavio Di Gregorio, proprio in relazione alla tavola alimentare che abbiamo appena visto. Lei, dottore, di che cosa si occupa in effetti? Fondamentalmente di qualità del prodotto alimentare, del prodotto fondamentalmente che fa parte della dieta mediterranea, quindi andiamo sulla qualità degli alimenti della dieta mediterranea, quindi alimenti non solo biologici ma biodinamici. È importante assumere alcuni alimenti, soprattutto nel rispetto della biodiversità e del chilometraggio zero, qui si trova la qualità. Perché un medico si interessa della qualità di un alimento? Perché fondamentalmente gli alimenti non sono soltanto la nostra nutrizione, ma possono essere allo stesso tempo dei coadiuvanti delle terapie. E qui mi riferisco spesso a quella che è la patologia più diffusa e che ci fa molto pensare, che è la terapia oncologica, e quindi l'importanza di assumere determinati alimenti sia nella prevenzione, quindi nella riduzione del rischio di sviluppare una malattia oncologica, quanto quello di nel paziente oncologico di riabilitare il paziente oncologico quando ha finito la sua terapia, di riportarlo ad assumere dei cibi di alta qualità e che ovviamente non comportino un rischio di recidiva del tumore. Ma infine possiamo dire che anche gli alimenti sono molto importanti durante i cicli di chemioterapia, e quindi spesso alimenti come l'olio extravergine di oliva, che ha delle molecole molto importanti, hanno veramente un grosso valore durante i cicli di chemioterapia, quindi possono aiutare, possono coadiuvare i farmaci potenziandone anche gli effetti. Grazie.